è facile dire Sanremo, Sanremo, ma è proprio così, insomma. Sono cresciuta con questo festival. Ci hanno fatto sfogliare per vedere i vestiti, figurati noi. Avete mostrato la farfallina anche voi? No. Devo guardare là? No. Mi è piaciuta l'impostazione di due canzoni, si vede come canta il cantante. Bellissimo, a me è piaciuto tutto. Intanto le canzoni quest'anno. Toto Cotugno. Mi è rimasto nel cuore, mi ha fatto tanta tenerezza. Intervento di Crozza, poteva farne a meno. Forse la scenografia è un po' insolita. Beh, è stata un pochino noiosetta. C'era il festival, ma negativo. Di dove stanno i cantanti di un tempo che c'erano emozioni? La votazione era un po' noiosa. La votazione ripetitiva, bastava una volta, non siamo scemi. Ho avuto invece una delusione enorme per Crozza, posso dirlo, ed ero fra una di quelle che applaudiva perché volevo sentire le canzoni. Deve essere il festival di Sanremo, ok? Il Marco, il cantante. Ah, Mengoni. Mengoni. Chiara è la numero uno. Chiara? Mengoni, mi è piaciuto tanto. Sì. E poi a Marta... Sui tubi. Sui tubi, che non ho ancora capito perché si chiama così. La Chiara, bravissima. Brava, la Maria Nazionale è eccezionale. Chiara. Maria. A Maria, come si chiama? Nazionale. La Maria Nazionale. Maestro, però sui nomi. È vero, perché. Veramente genuina, e come la vedi in diretta, così e dopo. Si sa com'è, perché comunque sveglia. Mi fa sentire in famiglia, a casa. Li ho abituati abbastanza bene a essere indipendenti quando la mamma non c'è. È a Roma. Mi sta aspettando oggi a scuola e non è potuto venire. Viva le mamme a Sanremo! Sanremo, giusto! Le mamme sanno tutto. E all'alba vincerò, vincerò, vincerò. Evviva Sanremo! Bravo!